Ci siamo? Se ci siete, fatemi un cenno. Vediamo chi c'è qua. Due. Ok, state arrivando. Ciao a tutti, che ore sono? Vediamo, 56. Aspettiamo che arrivino un po' di persone. Ciao, 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 ciao Paolo, ciao Nicola, ciao Michele, ciao Amos, ciao Paolo, ciao Massi. Ciao, 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 ciao Matteo, ciao Marco. Dai, 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 veloci, 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 salire sulla bici. Ciao, ciao Amos. Eccolo, Teppa. Si è preso i rulli quelli di Smart Trainer. Ciao Christian, è una domanda che... ciao Matteo, una domanda che mi fanno spesso, intanto bentornati a tutti quanti, ciao Rianna. Una domanda che mi fanno, ciao Super Fabio, una domanda che mi fanno spesso è quella: posso fare questo allenamento con i rulli liberi? Non tutto quanto, potete seguire il ritmo. Intanto prima che si aggiungano tutti quanti, mancano 4 minuti alla partenza. Volevo farvi delle raccomandazioni, vedete ci sono tante piattaforme di allenamento, tutto quanto, diciamo che attenzione, dovete seguire bene quelli che sono anche i parametri che diciamo, per cui non dobbiamo andare a tutta, sicuramente andremo a fare delle intensità importanti anche oggi, delle variazioni, lavoreremo sulla forza dinamica massimale, ma poi cammin facendo in itinere vedremo cosa andremo a fare e poi occhio anche in questo periodo particolare al sistema immunitario, per cui come avrete potuto notare i rulli sono molto logoranti sia dal punto di vista psicologico sicuramente, ma anche dal punto di vista fisico, perché quello che noi facciamo nei rulli o on trainer o spin bike, quello che avete è un qualcosa di molto intenso, vedete ci sono dei recuperi cortissimi, dei momenti attivi, per cui intanto ciao a tutti, Alex, Federica, Valentina, ciao, sei unita questa sera, ciao Valentina, ciao Mirko. E dovete stare attenti a non fare troppi rulli, vale a dire un'ora al giorno bastano per i più accaniti, quelli che avevano già un inverno con tanti chilometri alle spalle, potete magari suddividere un'oretta al mattino e un'oretta al pomeriggio, però non occorre fare queste 3 ore tutti i giorni perché andate in overtraining peggio che in esterna, per cui regolatevi bene, un'ora fatta bene basta. Vediamo che ore sono, 58, mancano 2 minuti, intanto ne approfitto per salutare i ragazzi del Gargano e Sardegna, tutta Italia unita, anche gli altri giorni Danimarca, Gran Bretagna, dall'estero, gli ex colleghi, ci sono tanti ex professionisti qui collegati, per cui mi fa piacere che anche i colleghi si colleghi, scusate il gioco di parole. Una cosa importante, voglio salutare che me l'ha chiesto Giovanni Esposito, tutti i soci di Original, tante squadre sono collegate e tanto ciao Cristian intanto e Nicola Loda, anche lui ex ciclista professionista, che con il suo team, Team Loda Millennium, come hanno fatto tanti, lo condividono nei suoi gruppi. Questo volevo dire grazie mille a Nicola perché anche lui è un istruttore, per cui questo mi ha fatto molto piacere perché questa cosa qui sta prendendo piede e quello che ha fatto Nicola mi ha fatto particolarmente piacere perché uno potrebbe dire ok, vedo quello che fa Furlan e lo faccio anch'io, invece lui ha detto no, guarda Angelo, mi piace quello che stai facendo e lo condivido con la mia squadra. Quindi mi raccomando, un'oretta al giorno, non fate di più, è ancora lunga ma ci stiamo divertendo assieme, non occorre fare 2-3 ore e distruggerci perché è peggio che in esterna. Seguite bene, ciao intanto alla Sardegna e tutti i team di tutte le regioni e un ringraziamento particolare a Claudio e vi ricordo questa sera che non sarò in diretta per il talk show perché seguirò questo evento, insieme ce la faremo e al contrario, però vediamo se lo leggete così, va bene, poi vi posto il link, questo qui è un evento di Banca Mediolanum con Andrea Cabrini, Massimo Galli, Oscar Farinetti, Stefano Volpato, Raffaele Morelli e Ennio Doris che parleranno in questo momento particolare. Ma adesso bando le ciance e via, pronti a partire, andiamo a riscaldarci.
Ciao Efisio, ciao Marco, scusate se non riesco a salutare tutti, ma siete velocissimi, mamma mia, ancora 100 persone in più questa sera, dai che partiamo, via. Intanto Alberto in regia, dimmi musica, voce, equilibrio. Per chi sente male è consigliato mettersi le cuffie, eh? Attenzione, dai. Ci riscaldiamo piano, a 100 km, sì, a 100 km orari. Partiamo bene. Allora, qui a Vicenza di gatti non ce ne sono più, quindi, anzi, non pedaliamo mica stasera, volevo spiegarvi la ricetta della polenta e non so come si fa. Sto scherzando, dai, via, agili. Ciao Martina, ciao Nicola, ciao a tutto Ferrara Bike, ciao Davis, ciao Cenzo, ciao Davide, ciao Giacomo, ciao Andrea. Ciao Davide, ciao a tutti, grazie. Mamma quanti dalla Sardegna. Ciao al Ciclo Club Vallone Senigallia, ciao. Ciao al Dream Team, ciao a tutti quanti. Allora intanto, grazie perché sta prendendo piede questa cosa. Perché faccio questa cosa? Perché il protagonista sei tu. Chiaro che ne sto traendo visibilità, ma non mi interessa. Mi interessa che tu vedi come un professionista, un ex professionista può condividere questo momento. Non voglio stare qui a parlarvi delle mie vittorie, della mia carriera, di cui sono molto soddisfatto. Non sono quello il patrimonio più grande. Il patrimonio più grande sono tutte le volte che ho lottato per arrivare ultimo e tutte le volte che il giorno dopo ho vinto. Non me ne frega niente. Sì, sono contento, ho medaglie, ho coppe, ma sono tutti gli anni che ho fatto in gruppetto che ti fanno acquisire questa sensibilità. Per cui bene la vittoria, ma bene i tanti anni nelle retrovie per poi riuscire a passare quei momenti e vincere. E ci sono tantissime analogie in questo momento. Quante volte mi capitava che mi preparavo per il Giro d'Italia e poi stavo a casa 3 mesi, non dico come una quarantena, ma comunque dovevo stare per casa 3 mesi. Quindi di necessità virtù, in quei periodi fare la forza. Non c'è tabella che tenga. A proposito, se avete un preparatore personale, seguite le tabelle che sono fatte su misura. Qui cerchiamo di accontentare un po' tutti, di passare un'ora bene insieme. Seguite le tabelle del vostro preparatore personale, perché la vera tabella che funziona è solo quella su misura. Ma qui passiamo un'ora veramente in un abbraccio virtuale tutta Italia e anche tutta Europa, perché da tutta Europa siamo collegati. Intanto via in 500. Si parte con il workout, facciamo 5 minuti in pianura, poi 8 minuti in salita, pausa, 9 minuti in salita, poi lavoriamo sulla forza dinamica massimale e interval training nel finale. Pronti con la partenza, via, 5 minuti, 95 pedalate, via. Dai che andiamo. Pedalate, 6 su 10 lo sforzo, lentamente ci portiamo all'85% della nostra frequenza cardiaca massimale. Ciao al Carisma Team, ciao alla Sicilia, dai, sereni, concentratevi, concentrati su di te, concentrati a buttar via i pensieri, concentrati a star bene, sorriso a 360, vai. A salire in piedi un po', a sgranchirci le gambe. 3, 2, 1, su, vai. Si può essere professionali col sorriso. Andiamo. Pronti a salire ancora un po', solo per sgranchire le gambe. 3, 2, 1, su. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ciao. Ciao Alessio di Esercito. Ciao Millennium.
dimmi. Nuovamente. Intanto il doc alla Gaeta, spero che tu stia pedalando e non solo dando consigli a un ex professionista. 2 minuti e mezzo. Ci portiamo a 100 pedalate. Rapporti, io sto usando un 36-17, ma dipende la resistenza del vostro rullo, ragazzi. È soggettivo. Dovete tenere quel rapporto che vi fa stare a 100 pedalate con una percezione di fatica di 7 su 10. Andiamo all'85% con calma, dai. Zona 3. Senza essere troppo violenti con le gambe. Lascia un po' la volta, rispetta, dialoga col tuo fisico, inizia a capirti che è il patrimonio più grande che puoi avere. Frequenza cardiaca, watt, ma se vuoi raggiungere l'animale ciclistico, connetti queste due e impara a capirti prima di tutto. Un minuto e mezzo ancora in pianura, siamo in mezzo a un campo di grano, ci guardiamo attorno, senti che bello, l'aria non sui capelli per me. Pronti a salire? 3, 2, 1, so! Tanto ciao Sicilia, ciao amatori aeronautica! Ehi! Va là, Bobo, ciao! Tanti anni! Dai! 3, 2, 1, giù! Ancora un minutino! Attenzione, cartello inedito stasera, 100 pedalate, siamo sempre all'85% della frequenza cardiaca massimale, un minuto, poi relax per due. Attenzione, nuovo cartello questa sera. Nuovo cartello questa sera, attenzione. 30 secondi e poi relax. Da questo momento via. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, molla. Minuti di recupero, intanto una premessa che ci tenevo a dire, a 8000 like metti la parrucca, questa me la segno, una cosa che ci tenevo a dire perché ovviamente la cosa sta avendo una sua risonanza e ci sono già le persone che hanno iniziato, lo fai per farti vedere, prima cosa, quante scritte vedete qua dietro? Questa che è del mio nome. Seconda cosa, un ex professionista ha così bisogno di visibilità. Terza cosa, avete visto le donazioni che sono state fatte? Purtroppo io non ho il conto corrente di chi ha donato dei soldi allo Stato, il mio patrimonio sono tutto il vissuto nel ciclismo fino adesso, la mia ricchezza più grande. E allora ho detto cosa posso fare per gli italiani? Do la mia ricchezza più grande che è la storia di un bambino grasso e robusto che grazie alla bici ha realizzato i propri sogni. E questo è il concetto 360, è il concetto della bici che unisce e questa è l'occasione per sviluppare questa filosofia e far vedere che è il ciclismo è lo sport più bello del mondo. Dai che andiamo! 30 secondi! Si parte! Salita 9 minuti. Mi manca il cartello, comunque 65 pedalate, ok? Pronti adesso? Facciamo una progressione in salita, è una salita da 9 minuti. Saranno dei momenti in cui ci alziamo in piedi e dei momenti in cui ci sediamo. Quindi partiamo per questo workout di 9 minuti.
ok? Si parte da 65 pedalate, poi 70, poi andiamo a 75. Pronti? Immaginati su una salita. Senti, guarda, vedi la tua salita preferita e si parte. 65. Ho perso il cartello, continua. Eccolo là. Niente, mi è caduto. 65. Segui le mie gambe. Metti la resistenza. 65 pedalate al minuto. 65 pedalate al minuto. 65 pedalate al minuto. 7 su 10 lo sforzo, zona 3. Tra 85 e 87% frequenza cardiaca massimale, tra fondo medio e fondo veloce. Pronti a salire in piedi, pronti a salire in piedi per 30 secondi. 3, 2, 1, su, via. Andiamo a scaldarci. Forti con l'addome. E qua si vede chi ha lavorato nel core. Il ciclismo è questione del corpo nell'insieme. Lavora sulla poliassalità. Rafforza questa parte. Rafforza tutto. Meglio stai qui, meglio è il sistema tonico posturale. E meglio ti viene questo esercizio. Non è solo questione di gambe. Corpo nell'insieme. Ora 5, 5, 3, fatelo venire fuori con la volta questo, 2, mi siedo, 7 minuti alla fine di questa salita, fai un tornante, fai un altro, sorpassa le persone. Hop, 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 sei in salita. Ciao Antonio. Vai, 70 pedalate, 70 pedalate, è dritto, 6 minuti allo scollinare, sale l'adrenalina, sale la tua spinta, inizia a superare persone, dai, 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 dai. Su con l'impegno, su con l'impegno, senza mai esagerare, non andare mai fuori soglia, non passare mai il 92% della tua frequenza, meglio se stai tra l'85 e l'87% rispetto alla tua frequenza massimale. Pronti a salire in piedi? Pronti? Distruggi, via. Hop, 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 hop. 20 secondi, 500 cuori che battono. Grazie Italia. Vai. Hop, hop, hop. 3, 2, 1. Scendi. Bestiale e non essere il favorito in partenza. E quando tutti ti dicono che non ce la fai, caricati a molla e vai ancora più forte. Che bello quando ti dicono che non ce la fai, che grinta che ti viene, la tua arma migliore. Pronti a salire ancora per un minuto, gestisci bene. 3, 2, 1, su, andiamo. Zona 3.5 per la VAT, 87% frequenza cardiaca, zona 3.5 chi ha i VAT, zona 3.5 chi ha i VAT, 87% frequenza cardiaca, 7-10, coi rulli liberi non riesci a fare questo, quindi il consiglio è comprati dei rulli non liberi, è una domanda ricorrente. 140 euro su Amazon ti arrivano a casa, non occorre roba da 1000 euro. Ok? 5, 3,
ovviamente chi ha la bici quando si alza in piedi mette un rapporto più duro quando scende scala di 1. Occhio adesso da seduti un rapporto più duro o una resistenza più dura. 30 secondi. Ferri rientra ai tempi nostri, si poteva sfruttare la scia della miraglia, adesso no, se fa possibile. Oh, va, 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 va. Hop, 25 secondi, hop, tiri un rapporto più duro, poi molliamo un po', 3 minuti allo scollinare, passa una vita, passa un'altra. Passa al tuo avversario, passa te stesso. 3 minuti alla fine. 3 minuti go. Come on. Metti un rapporto più agile. Un rapporto più agile. Molla. 3 minuti alla fine. Zona 4. 3 minuti alla fine. Zona 4. 3 minuti alla fine. 90%, 3 minuti alla fine, 8 su 10, lo sforzo, andiamo, la vedi là in cima la salita, non pensare ai minuti, pensa al GPM, pensa quanto forte sei arrivata, sono arrivato fino a 6, intanto continua questo mistero di come fate a scrivere pedalando, pronti a salire in piedi? Pronti a gestire un minuto in piedi? 3, 2, 1, so! Questo è il sound. Quando ti fanno incazzare, rispondi così. In silenzio, ma tu lo sai già. Tu lo sai già. Che più ti fanno incazzare, più forte vai. La tua forza è l'incazzatura degli altri. La tua cazzatura la spray di là e si trasforma in watt. 10 secondi. Un minuto alla fine. Pronti a sedersi. Ultimo minuto. Tieni. Tieni, 40 secondi, uff. 35 secondi alla fine, poi sarà recupero, 30 secondi, fai salire la tua adrenalina, fai salire la consapevolezza che sei forte, via! Aumenta la cadenza fino a 100. Bevi, asciuga. Intanto un saluto agli amici dell'MCD. Vi ricordo, stasera non sarò in diretta alle 21:15 perché c'è un evento di che mi ha fatto avere qui. Grazie mille a Claudio, che è uno degli artefici di questa iniziativa. Insieme ce la faremo. 21:15 potete vederlo su Sky 507, su internet, Facebook, YouTube, sempre nella, per quello che riguarda gli account di Banca Mediolanum, ma poi vi linko. Questa sera non faccio la diretta perché non me la perdo per nessun motivo,
questo evento con Cabrini, Farinetti, Morelli, Galli, Volpato e Doris, in questo momento in cui c'è bisogno anche di certezze dal punto di vista economico, capire qual è il quadro della situazione. Ma noi in quest'ora buttiamo via tutti quanti, ok? L'unico virus che vi viene in quest'ora, eccolo qua, questo, ok? Che vi venga a tutti la furlanite, il miglior augurio che vi posso fare. Cos'è la furlanite? È un bambino grasso e robusto che gli avevano detto tu non farai mai ciclista. È un bambino grasso e robusto, timido, a cui avevano detto bisogna segargli la bici. E è un bambino che magari si trova a parlare come adesso 519 persone. Ed è un bambino che ha fatto 14 anni di professionista. Perché? Perché non è mai stato il favorito. Quindi ve lo ripeto, non me ne frega niente di parlarvi delle mie vittorie, sono stracontento della mia carriera, voglio parlarvi dei tanti momenti che stavo per smettere, ho tenuto duro e il giorno dopo ho vinto, quindi ciclismo metafora di vita, eh? Per cui metto i miei video online, non c'è nessun problema, non c'è nessun problema per quanto riguarda la condivisione, non è il programma che fa la differenza, non sono i watt che fanno la differenza, sono quelli che tu hai dentro. I programmi ce ne sono un'enormità in giro, fermo restando che se hai un preparatore personale lui ti crea l'abito su misura, per cui segui il tuo preparatore personale, ma ricordati, quando sono finiti i watt, frequenza cardiaca, tante parole, è quello che senti qui, è quello che fa la differenza tra quelli che mollano e quello che vanno avanti. E se siete qui in 516, siete 516 cuori che vanno avanti. Ok, che andiamo? 9 minuti. Ancora di salita, vi richiedo un po' più di impegno rispetto a prima. Vediamo se trovo la cadenza. Dove è andata? Eccola qua. Si parte a 70 pedalate al minuto, ok? 9 minuti di salita, sempre metti la resistenza di salita, ok? E si parte da dove avevi lasciato. Fondo veloce, 87%, zona 3 abbondante. Sali in piedi, su, 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 di gran carriera. Oh. 20 secondi ancora in piedi. Oh. Guarda che belli che siete. Ghigno, sorridi a 360. È un misto tra sorriso e sofferenza. E quello che dice, reagisco. Giù. Oh. 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 A salire ancora, dai un tornante, dai un altro, guarda quanto in alto sei, immagina, senti, odora il profumo della tua vittoria, immagina come se ti sentiresti se adesso ti alzi e passi tutti, perché questo fai in 3, 2, sorpassali tutti, via. Secondi ancora, bruciano per tutti, è la voglia che fa la differenza, non solo la condizione, la tua voglia di resistere, la voglia di 536 persone di resistere, 5, 4, 3, 2, scala rapporto, continua. Alla fine. Tornate. Dai un altro. Pronti a salire.
sport. Ce li inventiamo tutti per godere su Amici. Assieme! Senti, guarda, ascolta il tuo successo. Vedi, visualizza. Passa a tutti. Immagina come ti sentiresti se in questo momento passi tutti. La sua fatica non la senti più. 5 minuti. Assieme d'aria, mal di gambe planetario, mamma mia che cosa stanno facendo questi 534 ragazzi e ragazze. 3, 2, 1, scendo, linea cadenza, siamo sul finale di questa salita, zona 4 piena per i watt, soglia, toccala, frequenza cardiaca 9 su 10. In pratica, quel massimo con il margine, per capirti con le sensazioni. 2 minuti alla fine! Sei tu! Un minuto e mezzo, fatto i primi abbandoni! Che andiamo, 3, 2, 1, ciao, ciao Carlo, 3, 2, 1, su, 20 secondi, in piedi, poi sarà volata finale, ma
grazie per la volata. Occhio, marciapiede. Passa dentro, linea questa volta, caduta. 40 secondi. Andiamo a giocarcela. Occhio che arriva. Occhio che arriva. 30 secondi. Mette il dos. Vi dicevo, a proposito della ricetta, ciao da Nori Bike Team, della polenta al musso, visto che gatti qua in giro non ce ne sono più a Vicenza, da tempi non sospetti, e dai, scherzo, era per drammatizzare, i professionisti che sono all'ascolto lo sanno molto bene, anche la capacità di mascherare le proprie sensazioni. Quante volte tra professionisti ci siamo allenati assieme o anche tra amatori, a quanto sei? Boh, al medio. C'è un aneddoto molto molto felice che lo può dire Andrea Ferigato, che sarà ospite domani sera al talk show insieme a un grande icon, cycling icon, quindi domani sera grande ospitata alle 21.15, questa sera, serata Banca Mediolanum, mi metto là a guardare perché lo spettacolo merito, ma domani sera ci saranno due grandi leggende del ciclismo al Angel of Land Talk Show, oh yeah! Va bene dai, era per darsi un tono, ma quando parlo. Ok, dai che andiamo, molto bene, ancora un minuto, allora... Anche tu pedala, ma proprio siete cattivi, siete cattivi. Non mi lasciate neanche un secondo dire. E qua c'è qualcuno che ha visto la serata che abbiamo fatto con Alan e Giorgio, e Angelo mi tiri la schiena. Se qualcuno l'avesse vista, andate a vedere la puntata che abbiamo fatto con Alan e Giorgio, ma prima prendetevi la vostra bevanda preferita perché c'è da ridere, eh? Allora, cosa andiamo a fare adesso? I puristi all'ascolto, non inorridite, ma è un allenamento, siamo in 500, non possiamo accontentare tutti, ok? Andiamo a fare il verso alla forza dinamica massimale, se così si può dire. Ma lasciamo stare il momento scaccia F. Quello che dovete fare è pedalare a 75 pedalate, ok? Sforzo 9 su 10. Non vi dico watt, non vi dico frequenza cardiaca, perché lo sforzo deve essere submassimale per un minuto. Facciamo un minuto in piedi a 75 pedalate, e un minuto seduto, recupero attivo, ok? Questo per 5 volte, intanto ciao al team Crazy Wheels, ok? 5 volte, dovete immaginare di essere su una salita, partite da lanciati, un minuto, 75 pedalate, quasi con la Furlanite, ok? Facciamo un minuto così e un minuto di recupero attivo per 5 volte, pronti, si lavora sulla forza dinamica submassimale, ok? Pronti, via! Metti il rapporto da salita, pronti, un minuto, 3, 2, 1, via. Pronti a salire in piedi, 3, 2, 1, su. Ciao,
10 secondi! Hop, hop, hop. Questa era la prima così, eh? Come vedete stiamo riducendo i volumi ma non l'intensità, le richiamiamo. Questo perché è ristabilito che anche a una certa età mantenere, ovviamente proporzionale alla proprietà, i volumi funge per la riduzione, la prevenzione dell'accorciamento dei telomeri, che è quello che genera l'antinvecchiamento. Quindi, qual è l'allenamento antinvecchiamento? Quello che richiama le intensità, attenzione, in relazione all'età che abbiamo. Quindi l'amico che vi dice, ma dove vuoi andare? Ma vai alla metà. No, stare in bici ore non serve un cazzo. Non ditelo a nessuno però, è meglio la qualità. Ok? Dai che andiamo. Ma non dirlo a nessuno, siamo solo due che guardano. Dai. Seconda ripetuta. Come abbiamo appena fatto adesso, solo che adesso lo facciamo da seduti, ok? Da seduti, stessa roba, la seconda di 5, dai. Metti un rapporto da salita, e come dicono qua, metti a marciatura quando vai a Monteverico, a marciatura, dai, a Monteverico su a marciatura, dai. Non guardare watt, non guardare niente, 9 su 10 la percezione di fatica, se guardi watt la frequenza, ora che lo guardi è già finita la ripetuta. Un minuto, adesso, via. Da seduti. Seconda di 5. Vai, 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 ciao Stefano. Alberto sempre pronto sul pezzo. C'è Gioia che scrive, Alberto, la Paola. E che andiamo. Non vedo più molte scritte, come mai? Matli, fai qualcosa! Matli, fai qualcosa! È dura la postura, sì, lo so. La doccia tra 20 minuti, Alberto. Ma non pensare alla doccia, pensa che sono già volati 40 minuti. Ciao, Max! Ciao, Federico! Ne mancano 3 così, la prossima si fa in piedi, eh? Per chi è pratico della zona, da Lanciati, ultimo tratto di Monteverico. Intanto mi è rimasto lo stampo del blade sulla testa. Stanno diventando diversamente giovani, mi piace. Ok guys, si va. Per la terza di 5 la facciamo in piedi, 9 su 10, ok? Foglietto grazie, l'ho tolto. Pronti? Via. Dai che andiamo. Hop, dovete immaginare di avere una bottiglia di champagne sulla testa, una bottiglia di Muraro.
ore contano per dare significato alla qualità. Non è che va dimenticata la resistenza, ma non è solo quella. Bisogna fare lavori di qualità e concatenarli con lavori di resistenza. Dai! Solo vantaggio Ange Perico in faccia nata sulle mani! E andiamo! 30 secondi! Non ti serve acqua calda! Sarai tu che infiammi la casa! Con i fatti che hai sprigionato stasera! E quindi voglio 30 secondi! Hop! 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 Zona 4. Dai che ci siamo. 10 secondi. Dicevo spesso, abbiamo mutuato dagli anni 90 questa consapevolezza, soprattutto ciclista su strada, che bisogna far ore, bisogna far ore, bisogna far ore. No, va affinato il concetto. Sia per gli atleti che fanno discipline veloci serve la resistenza, ma viceversa serve la forza per chi fa endurance. E soprattutto, se pensiamo all'allenamento di interval training, è molto utile anche per gli scazzatori. Si vede che sono un velocista, eh? Gli scazzatori, potrebbe essere una nuova disciplina, gli scalatori, ok? Quindi, ricordatevi, dura molto di più un allenamento come volume, quindi andiamo a ridurre i volumi ma teniamo vivi l'intensità. Questo perché ho visto un sacco di post, fai poco, sì, è vero, basta un'ora fatta bene, dovete fare almeno 2 giorni di riposo a settimana perché il rullo è molto cruento, ok? E se volete giurare, ok? Va benissimo, sì, giurare, scusate perché mi arrivano tutti i commenti, non capisco più una mazza, eh. Se volete durare, dovete avere un giusto equilibrio tra allenamenti, diciamo, corti, volume, e un allenamento o due di resistenza durante la settimana. Ovviamente, se siete atleti di ultramarathon e endurance, quello è un altro discorso, ok? Diciamo per le situazioni normali del ciclismo, eh. Questo non vale per chi fa le endurance o gli ultramaratoneti che hanno bisogno di altre caratteristiche, ok? Pronti? Riders ready, watch the gate, come si diceva BMX, da seduti, 1 minuto, 75, 9 su 10 la fatica, non guardare watt frequenza perché il watt, se sei in watt, guarda zona 4 abbondante, ok? 75 pedalate, 1 minuto, da seduti, via, in salita. Fasce muscolari, sì, anche qualcos'altro. Tira un'arietta qui, dai che andiamo. Ciao Andrea, buon compleanno! Dopo ti chiamo. Hop, hop, hop. 30 secondi. Hop, 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 hop. 20 secondi ancora. Hop, 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 hop. Ascolta bene quello che ho detto Dario, ascolta bene quello che ho detto, tranne gli atleti di ultramarathon. Hop, 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 hop. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Ne manca una. Ne manca solo una, anzi ne avete già fatte 4. Sono io, sono uno che ti accompagna a tirare fuori la parte migliore di te, la tiri fuori in bicicletta, perché vi dico un segreto, potete stare in isolamento 3 settimane, ma non arriverai mai al livello di introspezione che ti dà la fatica, ed è quello il patrimonio, per cui allenamento, tutto quello che vuoi, ma c'è un vissuto di chi ha fatto il professionista, facciamo finta che io parli in terza persona di tutti i miei colleghi, che non lo trovi né sui libri né nei computer. E vedo che spesso e volentieri tende a essere un po' bypassata questa cosa. Quello che ha sentito dentro l'anima, quello che ha visto, le capacità che hai avuto per andare oltre sono quelle che io sto mettendo a vostra disposizione. Ma come dice sempre il mio amico Andrea Ferigato,
o l'hai fatto o non l'hai fatto, quello non lo trovi sui libri. Per cui quello che un professionista o chi ha fatto tanti anni in bici può darmi è il sentire, vedere, guardare, ascoltare e comunicarmi questo. Per cui quando io le dico di fare gli esercizi è perché li sto sentendo, li sto visualizzando, visualizzateli anche voi. Dai che andiamo. Ultima, un minuto, visualizza il tuo minuto più forte in salita a 75 pedalate, l'ultima, poi ultimi 5 minuti di interval training e poi doccia. Dai. Pronti? 5. 4. 3. Sul cartello 75, anche gli endurance fate riposo, sì. Complimenti a chi fa endurance, bravissimi, siete degli eroi, grande Maria Grazia, rispetto per Maria Grazia, un altro pianeta gli atleti endurance, bravissimi. Voi sì, dovete stare in bici tutti i giorni, non durante questo periodo, eh. Dai, 20, 15, forza Italia, mamma mia quanti teniamo questa sera, 500, 2, 1, giù, 3 minuti di relax. Poi 5 minuti 30-30. Metti tutto agile, bevi e asciuga. Fausto, ciao Mattia, atleta olimpionico della BMX che ci sta guardando, qui ci stanno guardando tutte le discipline, marathon, cross country, pista, endurance, mi fa piacere che ci sono anche molti giovani all'ascolto, tenete duro ragazzi, a qua si vede, abbiamo fatto tanto allenamento oggi per la salita, ma adesso andiamo a fare alta cadenza, ok? Dovuto con poco perché mi state facendo parlare e non fate quello che ho fatto io, bisogna avere molto di più, ma vediamo se riusciamo a fare delle cose giuste, quindi non fate quello che ho fatto io, bisogna avere almeno 7-800. Metà di questa l'ha finita, ma stiamo concentrati. Lo so che state facendo apposta per distrarmi, perché avete paura di quello che vi aspetta. E fate bene. Sistema immunitario, mi raccomando, se volete tenerlo vivo, tenete queste cadenze ma non di più, tenete queste potenze ma non di più, non occorre che vi finite, perché se fate 2-3 ore in giorno il sistema immunitario va a quel paese. E i veneti qua sono partiti con un'altra parola, ok? Quindi, quello che ci aspetta adesso, 30 secondi, facile, facile. Cosa ci aspetta adesso? 30 secondi on off per 5 volte, quindi quando dico scatenate l'inferno viene fuori la furlanite, 30 secondi full gas alle pedalate più alte che riesci a tenere in pianura, 30 secondi off, 30 secondi on per 5 volte, ok? Andiamo a lavorare in intervallato ad alta intensità, facciamo un po' il verso perché il lavoro non è proprio quello ma è un abbozzo, eh? Siamo in 500, come ho detto non è facile accontentare tutti. Comunque, 30 secondi on, full gas, alle massime pedalate che riuscite a raggiungere. Mi raccomando, se avete la bici da spinning, attenzione, attenzione al momento che mollate, attenzione, non fate il cambio di ritmo mio, ma cercate di indurire subito perché sennò vi scappano via le gambe ed è pericoloso con la bici da spinning, eh?
Chi ha la bici da corsa invece full gas, ok? Si parte per l'ultimo emozionante finale che deciderà chi sarà il campione di Furlanite di questa sera, ok? 30 secondi pronti a scatenare l'inferno per 5 volte, 30 secondi on, 30 secondi off, non c'è frequenza cardiaca, non c'è potenza, è solo full gas off per 5 volte. Pronti signori e signori per il gran finale di questo, che giorno è oggi? Giovedì 21? No, 19, non capisco più niente. Chi se ne frega? 3, 2, 1, via! Secondi, seconda di 5, ne mancano 4 alla fine, andiamo Italia! Thank you.
reagite. Buona Furlanite a tutti. Forza Italia, forza Italia, in questo grande abbraccio virtuale. Forza Italia! Scacciamo via tutto, pedalando più forte che puoi. Vi voglio bene, insieme in questa bici. E fatica, piano. Gli altri giorni ho usato dei rulli normali, oggi sto usando dei smart trainer, come ieri, che sto monitorando con il software di Fausto Fabioni, che ha delle microregolazioni che mi permettono, se vedete quando vado a manovrare qui con le impostazioni, per avere delle microregolazioni che mi permettono di regolare elettronicamente la resistenza, ok? Grazie mille, grazie a Silvia, grazie a Enrico, ciao! Non capisco, Borsa Rick, non ho capito il nome, è un nome come mia sorella, non capisco qual è il nome originale. Scusami, mi sono perso uno, ciao Cristian, ciao Fabio, ciao Giuseppe, ciao Eddie, ciao, grazie, Alf, ciao Diego, ciao, ciao a tutti, ciao Paolo, grazie, ciao Carlo, ciao Vitto, ciao Nicola, grazie Nicola, ciao Ezio, ciao Alberto. Ricordatevi di fare stretching, non dimenticatevi. Adesso prima di andare in doccia, ciao Ferri, te voglio bene. Ciao Angelo, ricordatevi prima di andare in doccia, almeno 30 secondi di stretching per esercizio. Seguite un vostro rituale e niente, andiamo avanti ancora. Andiamo avanti ancora. 2 minuti. Ciao William, ciao Lorenzo, ciao Alessandro. Ciao Alessandro Muraro, grazie. Alessandro, abbiamo finito il vino. C'è la Romy e anche l'Angelin disperato. Ma oggi stai pedalando, Carlo? Non sudo neanche, guarda. Allora, ciao Marco, ciao Paolo. Grazie Mirko a te per esserci. Grazie Ezio. Grazie Giovanni. Grazie. Grazie Andrea. Grazie a tutti quanti. Grazie Jenny. Allora, io mi fermo un attimo. Ciao Max, grazie mille a tutti. Cosa dire? Teniamoci in contatto, ci vediamo qua domani alle 6. Questa sera, sempre questa serata qua, vediamo se la vedete. Questa qua, però dopo pubblico, ok? Di nuovo auguri a tutti i papà. Ciao Andrea, ciao Teppa, grazie, troppo gentile Andrea. Ciao Arianna, ciao a tutti quanti. E spero che la Furlanite vi prenda tutti, nel senso che andare in bici è una figata pazzesca, lo possiamo fare assieme. E grazie che questo unisca. In un abbraccio virtuale a tutta l'Italia. Vi voglio bene a tutti, seguite il canale, scrivete i vostri commenti, condividete, perché il canale siete voi, sei tu che vai in bici, tu sei il mio eroe o sei la mia eroina. Continuate ad andare in bici, ciao a tutti!